matchmaking interessante. 4 e 3. Midway, Midway. Vediamo cosa dicono. Anche poi la corazzata, come li va a individuare? Anche questo è vero. Ci sarebbe tutto da fare un discorso, perché poi come l'attacca con le bombe di profondità. Sarebbe l'unico modo. E poi le portieri non potrebbero attaccarle, in teoria. Sarebbe davvero un casino, sarebbe davvero un casino. Questi però non mi hanno detto se vogliono fare A, B oppure qualcos'altro. Di solito Kitacho acconsente però. Lo dico sempre. Proviamo ad andare a destra. Io farei una... Farei un video per chiedere ufficialmente alla Wargaming di mettere i sottomarini. Il che fa ridere ovviamente perché non servirebbe a nulla. Dasha, Dasha, Dasha con la D. Dasha Perova è la mitica, cioè... Quando io vedo i video solo se c'è lei, guarda, se no non ne vale la pena. Non ne vale proprio la pena. La mitica Dasha. Ha virato. Via il nostro aereo falso perché non è neanche di quello premium della serie. Che tirchio devi non mette l'aereo premium, mette quello fasullo. Effettivamente, ricordiamo che su questa nave non ho l'antiaereo al massimo, quindi posso andare un po' in difficoltà. È proprio incazzata la montana. Abbiamo una montana incazzata. Ok, dai. Grozzovoi molto fastidiosa. Montana! Aspetta perché i siluri non so se li hanno lanciati. Qua c'è sempre la cosa. Hanno lanciato i siluri oppure non li hanno lanciati. Oppure arrivano da destra, miseria. Aspetta, 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 aspetta. Brava Montana, brava, però il mio 15.000 fa più male. Ma che ti pensi? Che non ti stavo mirando, maledetto. Mi stai sparando da un'ora, hai rotto già le scatole. Continuiamo a virare perché non mi posso fermare. Lo so, un siluro mi becca, però più di così. Ok, altri 15. Silent Hunter mi manca. Ma ragazzi, me lo state dicendo davvero in tanti. Ma che gioco è? Devo vederlo perché adesso mi avete davvero incuriosito. La Grozzovoi, dai, la Grozzovoi che sta mezza affondata. Mezza affondata sta. La Tirpitz è andata. Dobbiamo virare.
L'Arizona, guarda, tu l'hai vista, hai visto come il gameplay è buona come nave, però è lenta. È lenta, quindi devi stare davvero molto attento con quella nave perché non ti permette di fare grandi manovre proprio per dire no, adesso faccio così, no. Però i cannoni non perdonano, questo è poco ma sicuro. La ciapa, lo so, la ciapa. Aspetta, 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 stiamo virando. Stiamo virando perché comunque ci sono un paio di cacciatorpediniere da rompiscatole. Forse più di uno. Quella ZAO sta sparando da C7. Simulatore di sommergibili, interessante. Molto interessante. Dici no, se vanno lente quelle. Sono già abituato. Ragazzi, la Grozzo voi. Assolutamente quella dovete affondarvi, che ne non così avanzo più deciso se me la affondate. Bravo. Vai così. Vai, vai, adesso possiamo avanzare decisi. Dai, dai, avanziamo decisi. Cavolo, sono troppi però, sono 1, 2, 3, 4. Sono un po' troppi, sono. Arrivano anche le residuranti. Il vero problema. No, perché si sono levate? L'avevo selezionata, dai. Dai, che vi avevo selezionato da un'ora. Arrivano, arrivano. Madre, guarda come arrivano. Maledetto tu. Guarda con un siluro. Volevi evitarli tutti. Il siluro maledetto che ti becca. Assurdo. Assurdo il siluro. Assurdo il siluro che ti becca. Mannaggia il siluro. Ma pensa te cosa mi devo beccare. Un siluro proprio. Non sa neanche lui. Si è trovato lì a vagare nell'acqua. Adesso la New Orleans l'apriamo come un uovo di Pasqua per rimanere sempre in tema. Cerchiamo di finire quella New Orleans perché mi sta dando parecchio fastidio. No, c'è stata una mini laggata che mi ha. Va bene, dai, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Armi secondarie attive, guarda che belle, guarda, sono belle. Mo scappi, no? Non stai scappando. Vieni qua, che ti becco. Ma tu vuoi veramente paragonare la Montana con la Kurfürst? Ma tu sei. Stai male? Sì, mi hai fatto. Mi hai fatto mille di danni. Hai già sparato. Io adesso guarda come ti frego. Guarda, è 10.000. E adesso ti faccio un altro 10.000. Poi vado a destra e chiudo. Poi la Gehring mi affonda. Quello poi è un'altra storia. C'è la Gehring, aiuto! C'è la Gehring, arriva. Oh cavolo.
Questa nave è inaffondabile. L'ho già sentita però. È inaffondabile questa nave. No, la falla no, la falla no, la falla no. Grande, la falla no. Ragazzi, ma che succede? Stiamo facendo il delirio in questa partita. Dai, dai che lo affondiamo quello. Dai che lo affondiamo. Sulla bordo mappa, maledetto. Una vittoria per Davy. L'ho massacrato. È stata davvero divertente questa partita. Guarda lì quanti danni che ho fatto e quanti danni ho subito, tra l'altro. No. Incredibile, Arsonist. Ma sei serio? Quanti danni ho fatti con il fuoco, scusate? 1916. Grande. Brava tutta la squadra. Abbiamo guadagnato... Aspetta, abbiamo fatto 42.000 danni con il fuoco. 90.000 danni alla sola montana. L'abbiamo presa proprio di mira quella nave, perché stava dando effettivamente un po' di fastidio all'inizio. Abbiamo guadagnato esattamente 77.000 crediti e 4.300 di esperienza. Però, ovviamente, la squadra è stata molto molto brava. 22 aerei distrutti.